Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Rilancia Italia, l'assessorato al commercio del Comune di Teramo si adegua alle norme previste per bar e ristoranti e fissa le linee guida definitive per l'intero settore. Finalmente sono definitive le regole per bar e ristoranti. Esatto, come anticipato in conferenza stampa, a seguito del decreto legge 34, ieri siamo riusciti ad approvare la nostra delibera di giunta che ci permette di confermare quanto detto in conferenza stampa, quindi un raddoppio delle superfici occupabili e anche delle facilitazioni molto molto importanti per chi vuole occupare suolo pubblico, perché si tratterà praticamente di una banalissima richiesta di occupazione di suolo pubblico con una legata alla planimetria. Non ci sarà bisogno della commissione per l'autorizzazione, ma sarà direttamente l'ufficio traffico, sostenuto dall'ufficio commercio, a rilasciare queste autorizzazioni, quindi sarà rapidissima la procedura. Le novità riguardano soprattutto la concessione e il raddoppio dell'utilizzo del suolo pubblico, che comunque per gli esercenti resta confermato a costo zero. Il decreto e quindi anche il Comune, pur ribadendo tale disposizione, ne fissa il termine al 31 ottobre e non più al 31 dicembre. La cosa positiva però è che non ci sarà da pagare alcuna cauzione. Qual è la novità importante? È che noi avevamo anticipato in conferenza stampa che questa misura voleva essere prolungata fino al 31 di dicembre, ma il decreto legge ha deciso che sarà fino al 31 di ottobre. Quindi una data diciamo meno prolungata nel tempo, però con un'importante novità sulla cauzione. Mentre noi avevamo ridotto del 50% la cauzione, in questo caso possiamo rendere completamente gratuita la cauzione, quindi nessun costo né come canone COSAP né come cauzione per chi vuole occupare suolo pubblico. È un'importantissima novità.